critichiamo la gente, i popoli che soffrono il male della guerra. Le guerre sempre sono una sconfitta, non dimentichiamo questo. Francesco, alla fine dell'udienza generale nell'aula Paolo VI, con voce rotta dall'emozione, chiede di pensare alla Palestina, di Israele, alla martoriata Ucraina. Davanti a lui l'ambasciatore di Kiev, testimone di tanti orrori. E pensiamo ai bambini in guerra, le cose che si vedono. Andiamo al presepio e chiediamo a Gesù la pace. Lui è il principe della pace. E proprio alla misteriosa bellezza del presepe era tornato il Papa nella sua catechesi, ricordando gli 800 anni dalla rappresentazione vivente di Greccio. Geniale intuizione del santo di Assisi, una scena commovente, commenta il pontefice, capace di suscitare stupore. Davanti al mistero dell'incarnazione del Verbo, davanti alla nascita di Gesù, ci vuole questo atteggiamento religioso dello stupore. Se io davanti ai misteri non arrivo a questo stupore, la mia fede è semplicemente superficiale, una fede da informatica. Presepe come scuola di sobrietà in tempi in cui il rischio di smarrire ciò che conta nella vita è grande, immersi in un consumismo che corrode il significato del Natale. Le persone prima delle cose. Mettiamo le cose prima delle persone, e questo non funziona. Il presepe come scuola di gioia per un Dio vicino che è possibile toccare, che consola nei saluti finali il ricordo del devastante terremoto in Cina di lunedì scorso. Sono vicino con l'affetto e la preghiera alle popolazioni sofferenti. Incoraggio i servizi di soccorso e invoco su tutti la benedizione dell'Onnipotente perché rechi conforto e sollievo nel dolore.